La famiglia Jeep Cherokee si allarga diventando più potente e parlando sempre più italiano. La gamma del SUV a stelle strisce si arricchisce infatti del nuovo motore 2.2 multijet costruito nello stabilimento di Prato La Serra, che probabilmente vedremo sulla prossima Alfa Romeo Giulia, anche se con caratteristiche diverse. Abbinato al cambio automatico a 9 rapporti e ai sistemi di trazione integrale Jeep Active Drive, l'inedita unità da 2.184 cm3 migliora coppia, accelerazione e potenza rispetto alla precedente generazione, mentre le emissioni di CO2 vengono ridotte e il propulsore riceve l'omologazione secondo la normativa Euro 6. Un motore che diventerà veramente il cuore di questa vettura, prodotto in Italia nello stabilimento di Prato La Serra, che ha dalla sua una grandissima fluidità di guida, grandi prestazioni, oltretutto un'efficienza nei consumi e quindi anche nelle emissioni di CO2. Parlando di numeri, la nuova Jeep Cherokee, equipaggiata con il 2.2 da 185 cavalli, raggiunge una velocità massima di 201 km/h e scatta da 0 a 100 in 8 secondi e 8, mentre la variante da 200 cavalli può arrivare fino a 204 km/h e spinta da fermo da 0 a 100 all'ora in 8 secondi e mezzo, il tutto condito da consumi medi dichiarati di circa 18 km con un litro. Ma il nuovo propulsore a gasolio non si fa apprezzare solo per le prestazioni. L'unità è stata infatti pensata per esaltare le caratteristiche off-road del Cherokee, con un sistema di aspirazione protetto dall'acqua e che permette di affrontare guadi profondi fino a 48 cm, ma anche con una corretta circolazione di tutti i fluidi interni, persino in condizioni di pendenze estreme, longitudinali fino al 60% e trasversali fino al 45%. Oltre al nuovo propulsore, Jeep ha infine presentato anche l'inedito allestimento top di gamma Limited Plus, riservato alla versione da 200 cavalli e che offre di serie, tra gli altri, il tetto panoramico Command View e sistemi tecnologici come l'Advanced Brake Assist, il Cruise Control adattivo, il controllo di corsia e il sistema di parcheggio automatizzato.